Hassan è una vedetta straordinaria. Da sopra il basso rilievo collinare riesce ad avvistare le auto che arrivano quando ancora distano diversi chilometri, almeno 10 minuti prima del loro arrivo. Eccone una. Abu, arriva! Dai, veloce, Abu! Andiamo, corri! Si precipita di corsa giù dalla collina pietrosa. Sotto, fra la strada ed il rilievo, Abu Bakr sta facendo da custode al piccolo gregge di pecore. 18. Hassan, anche se è sopra la collina, arriva sulla strada prima di Abu Bakr. È sempre stato più veloce, Hassan. Recuperano le due pale nascoste dentro un cespuglio sul ciglio della strada. Raccolgono un po' di ghiaia e la lanciano sul nastro d'asfalto. La macchina sta arrivando, ma hanno ancora qualche minuto. Ammucchiano la ghiaia e poi, con grande attenzione, ripianano la buca in mezzo alla strada. Ormai hanno imparato a dosare la giusta quantità di ghiaia necessaria a riempire la buca nel tempo che rimane tra l'avvistamento e l'arrivo dell'auto. Opera completata, appena in tempo. Il segreto è farsi vedere dall'auto in arrivo mentre si sta riparando la buca e aver completato il lavoro pochi secondi prima del suo passaggio. In un attimo i due bambini si posizionano sul ciglio della strada con le pale in mano, tenute dritte come lance. L'auto arriva in velocità, vede i due bambini guerrieri, rallenta e si ferma. Il conducente, senza aprir bocca, allunga il braccio dal finestrino e consegna nelle mani di Abu Bakr una manciata di scellini. Poi riparte subito a gran velocità, verso Garoe, macinando chilometri d'asfalto nella savana.